Stiamo trasmettendo da www.letteralmente.info, www.letteralmente, studio 3, Cristina da Firenze. Poesia e racconto del cuore. Dal nulla nasce la speranza. Quel continente remoto era talmente remoto che nell'oblio di tutti era sprofondato. L'amica di sempre, la sfortuna, lo perseguitava e continuava accanitamente a seguirlo. La fan da tiranni padroni di sempre, la fame, la sete, le malattie, si ode un tam tam sempre più vicino, sempre più lontano, i nostri fratelli neri invocano l'acqua. Da mesi e mesi nemmeno una goccia bagna i campi che sono resi ormai sterili da una siccità che persevera ormai da troppo tempo. Tra le crepe del terreno non cresce più nemmeno un filo d'erba e i solchi si allargano come bocche che aperte stanno. I loro gridi sono echi che, creando onde nell'atmosfera, pongono in pericolo l'equilibrio. In cerchio donne e uomini si trovano, alzano le mani al cielo, invocando a una voce sola, simile a un coro, un aiuto divino. Acqua, acqua, Signore! Il lamento si ripercuote nell'aria e viene recepito da chi può aprire nel Mar Rosso le acque o far crescere a dismisura le onde e un diluvio universale creare. D'un tratto, come per magia, il cielo si fa scuro, s'alza un forte vento, si affacciano nel cielo grosse nubi nere, gonfie di pioggia. Finalmente le gocce bagnano i loro visi, i loro corpi, i loro miseri vestiti, le loro ferite. I terreni polverosi ricevono nei loro solchi questo dono celeste. E le pieghe, le crepe, vengono inondate di nuova forza vitale che li rende fertili e ora sono ansiosi di ospitare un seme che una mano amica spargerà. Le foglie degli alberi che crepitavano al sole come carta velina sentono la linfa scorrere di nuovo nei loro vasi e tremano, provando brividi di piacere che porta... Thank you.